scelta in presenza dei tifosi, quanto è stata importante e fondamentale per questa vittoria, il 12° uomo in campo? No, è stato importantissimo perché comunque ci hanno dato la carica già prima della gara. Già in settimana abbiamo avuto un confronto e quindi è stato importantissimo e si sono fatti sentire e sicuramente sono stati oggi il 12° uomo, ci hanno dato quella spinta giusta affinché riuscissimo a portare questa vittoria a casa. Abbiamo dimostrato forse nel secondo tempo soprattutto che la paura degli ultimi giorni, degli anni che non si affrontava a così importante, poi è uscita fuori anche la classe di questa squadra che non è mai mancata, forse è mancato un pizzico di esperienza, questo 2-1 è fondamentale per la classifica, dice che più o meno ci siamo, manca un punto con il Sorrento, però come non ha regalato nulla da superare, non regalerà nulla per il Sorrento domenica prossima. Sì, è vero, oggi ci è toccata una partita difficilissima, Budolano è venuta qua a giocare tutte le sue chance, anche se ridottissime, però abbiamo avuto un avversario durissimo ed è stata una partita difficilissima. Detto questo, a Sorrento ci aspetterà comunque un'altra battaglia, siamo vicini al nostro obiettivo e dovremo allenarci bene questa settimana per farci trovare pronti e festeggiare tutti a Sorrento. Mancano 90 minuti alla fine di una stagione che è stata tra alti e bassi comunque importante. Come la giudichi fino ad oggi e soprattutto visto che la salvezza veramente è a un passo, come pensi che sia stata affrontata una stagione da te e da tutta la squadra? No, vabbè, è stata una stagione difficilissima, molto molto particolare, perché comunque il fatto che abbiamo avuto tanti di noi il Covid in due ondate e quindi ci siamo dovuti fermare per parecchio tempo. Poi nel nostro momento migliore, quando avevamo fatto 3 vittorie consecutive con Casarano, Brindisi e Portici, ci siamo ridovuti rifermare per il Covid che ha colpito diversi di noi e lì è stato, da lì abbiamo accusato un po' il colpo. È una stagione lunghissima, sembra non finire mai, di solito a inizio maggio già eravamo finiti i campionati e comunque allenarsi alle 3 sotto al sole, a giocare a giugno non è per niente semplice. E quindi abbiamo il dovere di allenarci ancora meglio questa settimana perché veramente domenica possiamo festeggiare la salvezza che per noi è come la vittoria di un campionato. Grazie mille. Prego.